Fa freddino, però la vista è magnifica e adesso mi sto incamminando in direzione del castello di Bran. Sono circa 2 ore a piedi, ma le faccio molto volentieri perché è un bel percorso da fare, quindi meglio farlo a piedi che con la macchina. Poi se qualcuno si ferma come ieri, ben venga, però 2 ore a piedi che si fanno tranquillamente. Lo zaino l'ho lasciato in camera anche perché rimango un'altra notte qui e quindi mi giro un po' i posti con tutta calma. Dunque, ieri al mercato degli zingari, dopo che il ragazzino mi ha detto di non filmare, mi è stato chiesto cosa volessi e cosa ci facessi lì. Gli ho detto che avevo semplicemente bisogno di un cappello e loro mi hanno detto che non ce l'avevano. Si erano avvicinati anche altri 2 ragazzini più piccoli, sempre a dirmi no film, no film. È arrivato anche un adulto che mi ha detto le stesse cose, si vedeva che era un po'... Insomma, non ero molto felice della presenza di una telecamera lì, di una GoPro. E sono andato via, c'erano anche delle signore anziane che mi dicevano le stesse cose. Il cappello nemmeno ce l'avevano perché non li vendevano. E sono andato in un centro commerciale lì vicino, ho comprato questo, ma per fortuna niente di che. Non mi hanno rubato nulla, quindi tutto sommato poteva andare peggio. E sono stato deficiente io che ho voluto fare video lì dove sapevo che non sarebbe stata gradita la presenza di una camera, ecco. Però tutto a posto, alla fine chiaramente non ho più tentato di filmare niente perché non era assolutamente il caso. Se il navigatore del telefono non si sbaglia, dovrei essere abbastanza vicino. Il castello dovrebbe essere da quelle parti e non dovrebbe mancare moltissimo. Meno affollato di quanto pensassi, in realtà prevedevo comunque gente, ma pensavo di più. Alla fine sono quei posti dove è sempre pieno in qualsiasi parte dell'anno, però è il 21 settembre, magari c'è meno gente rispetto al periodo estivo. Non sono entrato nel castello, il biglietto costa 9 euro, ma non ci sono voluto entrare perché sapevo di
non trovare niente che mi potesse piacere. È un castello normale in realtà, che viene pompato solo per far sì che la gente venga qua a comprare souvenir e cazzatelle varie. Spesso si confonde la Romania con questo castello e basta, come se un intero paese fosse una semplice attrazione turistica. Niente di più sbagliato, la Romania è molto altro, o meglio, la Romania è tutto il resto. Questo, non aggiungo altro, non sono deluso ma rassegnato, perché non mi aspettavo niente di che, mi è bastato vederlo da fuori e sono contento così. Mi sto avviando verso Magura, ci vorranno più di 2 ore perché la strada è tutta in salita e se c'è modo questa volta mi faccio caricare da qualcuno perché è un po' difficile. Purtroppo non sta passando nessuno, la strada è poco trafficata. Ormai sono vicinissimo, insomma non tanto, mancherà un'oretta, però non credo che qualcuno si fermi più. Pazienza, tanto la passeggiata me la sono fatta e va bene così. Non ho altri aggettivi per descrivere questo posto, veramente li ho finiti tutti e penso che le immagini e le riprese che ho fatto, penso che queste possano descrivere meglio questi posti più di quanto lo possa fare io a parole, perché i vari bellissimo, fantastico sarebbero sprecati. È veramente difficile descrivere il trovarsi qui nella natura, in una regione stupenda. Veramente non sto scherzando, ma non so che altro dire, perché tanto direi sempre le stesse cose. Piuttosto preferisco far vedere queste immagini e spero che si possa vedere dalle immagini quello che io sto vedendo adesso con gli occhi e non aggiungo altro. Sono venute altre persone, sono della Germania e ho parlato finalmente inglese dopo un bel po' di tempo. E si fermano per una notte e vedo se riesco a trovare un passaggio per Brasov, che almeno mi risparmi un bel po' di strada e di tempo soprattutto. E devo andare a Brasov perché ho scoperto che da Sernesti si va solo lì, quindi comunque ci sarei dovuto andare con il pullman. E perciò vedo se riesco ad andare con loro, che sarebbe molto meglio.